Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Paper Mario The Origami King. Siamo arrivati all'ottavo episodio e siamo all'interno di una torre che non ci permette più di uscire, come vedete scritto da Olivia. Quindi siamo obbligati ad esplorare tutto quanto all'interno del video di oggi. Penso che riusciremo a esplorarlo e a finire quindi questo primo mondo, dato che abbiamo fatto il boss nello scorso episodio, e vedere un po' come si evolverà il tutto. Qua davanti a noi Olivia ci dice: questo sì che vuol dire metterci i bastoni tra le ruote, siamo bloccati. Forse per ora dovremmo solo pensare a dirigerci verso la cima della torre. Esattamente. In descrizione ragazzi, come al solito, link per acquistare il gioco, link per acquistare il controller che sto usando durante tutto il let's play, e ovviamente anche il link alla playlist. Oggi una domanda del giorno un po' più leggera. Secondo voi quanto dura in termini di ore questo gioco? Fatemelo sapere ovviamente se non l'avete ancora finito, o se l'avete finito fatemi sapere quanto ci avete messo, mi raccomando. Io penso che durerà circa 25-30 ore, una cosetta del genere. Andiamo a prendere comunque questo Toad qua. No, mi stai strappando, deve esserci un altro modo. Ok, allora, dato che non abbiamo, purtroppo, e sottolineo purtroppo, praticamente carta per recuperare tutti quanti i punti di questa torre, adesso mi metto un po' a esplorare questo piano. Grazie Mario, ora posso tornare a vendere eleganti souvenir e altre cose utili. Se ti interessano passa pure al mio negozio quando vuoi. Ok, voi invece chi siete? Tu fai qualcosa o sei semplicemente un Toad blu? Grazie Mario, se ti viene fame passa pure a trovarmi al primo piano, lavoro al ristorante. Come fai a salire dato che lì c'è un buco? Non si sa. Non dirlo al mio capo, ma me ne sto qui tutto il giorno a far niente. Quell'attacco è stato un bel diversivo, però, devo ammettere. Allora, vediamo cosa vende lui. È venuto, in realtà non vendo nessun souvenir. Lo dicevo solo per darmi un tono, ma di cose utili ne ho. Dai un'occhiata. Ah, dai, set da tre funghi è interessante. Il set da tre funghi è molto utile. Tra l'altro non costa neanche troppissimo. Allora, vediamo se... Ok, qua c'è un Toad. Chiaramente. Eccolo qua. E vai, ti sei accorto di me? Oh, davvero un bel disegno. Ora che lo vedo quasi mi dispiace non essere stato incluso anch'io. Già, c'è una bella bananozza enorme. Veramente, veramente enorme. A vederlo non posso fare a meno di chiedermi se è stato un Toad a realizzarlo. In quel caso, con quale tecnica? Totalmente a caso. Ma... ora che ci penso, queste immagini rappresentano qualcosa? Cade? Può cadere qualcosa? Mi pare di no. Ok, mi pare che qua sia tutto a posto. Vediamo se ci sono altri modi per salire. Aspetta, qua c'è un Toad. Eccolo qui. Non mi divertivo così da una vita. Non è che mi potresti piegare di nuovo per farmi fare un altro giro? Possiamo pensarci. Non ho abbastanza carta, come vedete. E ora come faccio ad andare a lavoro? Sono il responsabile della preparazione dei ravanelli. E se qualcuno li ordina? Non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Tra l'altro non ho carta, quindi non posso nemmeno uscire. Sto pensando. Cosa potrei distruggere? Allora, dato che qua non si può uscire... Odio i bastoni tra le ruote. Anche se non le ruote e nemmeno i piedi. È troppo, troppo creepy. Allora, qua non si può passare, qua non si può spaccare nulla. Vediamo un po'. Sa che mi tocca parlare con i Toad qua. Aspetta. Possiamo esaminare. Ecco qua. Ecco l'ascensore. Salvato il Toad. Ah, molto meglio. Mario, benvenuto alla Torre Belvedere. Visitarla è sempre un piacere. Sì, stiamo ancora lavorando al nostro slogan. E anche con le pulizie siamo messi piuttosto male. Questi disegni non sono male, ma mi fanno pensare a quel mostro orribile che ci ha attaccato. Era terribile, una creatura dal corpo metallico, con un'enorme bocca irta di fauci. Vuol dire che sono stati dei mostri a fare questo? Non sapevo che mio fratello fosse amico dei mostri. E non può essere altrimenti, visto che non conosco il suo viso. Beh, so che sei spaventato, ma ora che c'è qui Mario, non c'è niente da temere, dico bene, giusto? Beh, speriamo. Proviamo a entrare e vedere dove ci porta. Ok, allora ci sta. Comunque i disegni che hanno fatto in terra, spettacolari. Sto per fare una cosa che voglio fare da sempre. Non mi giudicare, d'accordo? Ehem.
Secondo piano, cosmetici, borsette, pantaloni da uomo, arance, profumi e attrezzatura da campeggio. In che senso? Perché? Era terribilmente casuale. Non aveva senso. Tra l'altro ho visto un secondo piano, c'erano alcuni dettagli interessanti. Terzo piano, biciclette, materassi, abiti eleganti, frullatori e fumetti. Come sono andata? Ho sempre sognato di lavorare agli ascensori di un grande magazzino. Anche se non ho mai visto un grande magazzino dal vero, ma deve essere divertente, no? Ti spiace se lo rifaccio anche quando scendiamo? Sì. Cosa? Per tutti gli origami, ci è mancato davvero poco. Cosa sono tutti questi cosi appuntiti che ci intralciano il cammino? Uffa, me l'ho rovinato tutte le fantasie che avevo sui grandi magazzini. A meno che... Cari passeggeri dell'ascensore, vi prego di scusare qualsiasi disagio causato dall'emergenza a cui il mio amico Mario sta ponendo rimedio. Psst, Mario, fa qualcosa! Devo... Eccolo lì, smartellare! 2 e 3. E adesso? Oh, si scende! Si scende! Guarda un po', dove... siamo tornati al piano terra! Ma non ha senso! Ai ai! Piano terra, principesse ben spiaccicate, fantasie rovinate, vetri infranti e abbigliamento sportivo. Lo sognava proprio. Oh no! Oh no! Tutto mi aspettavo tranne che dover affrontare dei Goomba adesso. Chi se ne frega di fare eventualmente un fantastico o altro, quando alla fine dobbiamo semplicemente eliminarli. Comunque abbiamo 9000 monete, non male. Altri coriandoli! Perfetto, adesso possiamo aggiustare le scale. 1, 2, 3, basta. Un altro. 4, ancora. 5. Oh, finalmente. Madonna, quanto odio quando devi svuotarti letteralmente le tasche dai coriandoli per riempire un buco. Uno e basta. Allora, entriamo dentro questa porta, vediamo un po' cosa c'è. Allora, oh no, anche le scale. E di sicuro ora non ti basteranno i coriandoli. Credi che riusciremo a trovarne abbastanza per ripararle? Scusate, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Credo di potervi aiutare. Al mio ristorante sta succedendo qualcosa di davvero brutto. Mi vergogno persino a dirlo. Io sono il capocuoco, ma finché la cosa non è risolta non posso farmi vedere. Per aiutarmi, se risolvi il problema senza farti notare troppo, potrò aiutarti. Allora, io vorrei salire qua sopra però. Sicuramente andremo nella cucina. Proviamo a sbattere qua. Non succede nulla. È che lì sopra vedo un Todd. E questo è il punto. Vabbè, andiamo alla cucina. Magari riusciremo poi strada facendo, tornando, ad aggiustare questo problema. Ok, entriamo alle cucine. Vediamo che succede. Qua è tutto a soqquadro. È tutto sotto sopra. Ma che sta succedendo? Vai, apri lì. Oh, Todd! Grazie infinite, Mario. Ti do un consiglio. Non ordinare nulla dalla cucina. Quei soldati origami l'hanno lasciata in uno stato. Ok. Possiamo prendere quella monetina? Sì, l'abbiamo presa. Ok, perfetto. Adesso. Proviamo a salire qua sopra e tirare smartellate, perché magari ci potrebbe essere qualche Todd nascosto qui e lì. Sai, no. Potrebbe essere un buon modo. No, sono caduto. Dobbiamo risalire. È che la prospettiva in questo gioco è un casino, perché tu sei in 2D, però il mondo è in 3D, quindi non riesco bene a coordinare a volte. Ok, scendiamo e andiamo in cucina a cucina. Questa era semplicemente la sala. Vedi? Qua è un casino di problemi. Todd! Riordinare non vuol dire buttare tutto quanto in un cassetto. Ah, quindi ti hanno riordinato. Hanno buttato Todd lì dentro. What? Oh, un cuore! Recuperiamo un po' di vita. Ma lì c'è tipo... Credo ci sia tipo un uovo dentro. Sì! Eccolo! Era un Todd. Fiu, pensavo che sarei diventato la colazione di qualcuno. Colazione nutriente. Qua non mi pare ci sia effettivamente qualcosa. Però lì sopra mi pare che questo sia un Todd. Eccolo lì. Era un fungo. Ah, ti ringrazio molto. Sai una cosa? Ho scoperto di pesare esattamente come una carota. Perché mi dai queste informazioni? È totalmente inutile come informazione. No, comunque anche tirando quella smartellata non succede nulla, quindi ne deduco... Oh, c'è qualcosa lì dietro? Dicevo, ne deduco non c'era niente da fare, ma in realtà sì, c'è un Todd. Ma perché continua a cadere?
E perché continuo a tirare martellate invece di fare quello che devo fare? Dio mio. Ok, dai, ce la facciamo. Con calma. Ok, beccato Todd. Uno di quei tizi origami mi ha preso, lanciato all'indietro, contro il muro, contro il soffitto, sono finito giusto dentro qualcosa. Devo ammettere che è stato un lancio straordinario. F per Todd. Qua non abbiamo aperto, vero? Lì sotto, qua sopra c'era altro. La carota comunque è disegnata da Dio, veramente. Io non mi aspettavo fossero fatti così bene i disegni. Apriamo. C'è qualcosa. Aspetta. Cos'è? Che paura. I Goomba. Ma sono tipo scarafaggi? E dobbiamo schiacciarli tutti? Oh, eccone uno sul muro. Fanno anche danno? Dove è finito? Non lo vedo. Ohi! È attaccato dietro di me. Come faccio a togliermelo? Gira, 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 gira. Ok, siamo riusciti a toglierlo. Dio mio. Ma gli altri? Allora, ce n'è uno qua dentro che non riesco a capire come far uscire. Forse devo finirci dentro. Però ne ho visti un paio qua sopra. Oh, no, vabbè, quello ha le ali. Stai scherzando. Vabbè, prima questo qua sul piatto. Ok, tolto. L'altro con le ali adesso è qua dietro la mia facecam. Ok, tolto. Adesso devo capire come entrare lì dentro. Forse saltando da sopra i fornelli? Non saprei. Sì, ok. L'abbiamo schiacciato. Ma penso che qua siano finiti. Non ne vedo altri. Proviamo un po' quella. Oh, un Todd. Eccolo lì. Ah, è stato terribile. Stavo cominciando a biodegradarmi. In che senso? Perché? No. Oh, un altro, eccolo qua. Parliamo col Todd. Se riusciamo. Aspetta. Non sento più nessuno zampettino in questa stanza. Io mi colpo gli occhi, tu controlla da qualche altra parte. Ok, no, non c'era bisogno di Todd, c'era bisogno di Olivia. Perfetto. Eh sì, qua ce n'è altri. Ne vedo un bel po'. Guardali lì come facciamo a sparire. Oh, eccone uno lì. Ok, beccato. Sono davvero in grado di salire sulle pareti? Che incubo. Scovali tutti, Mario. Sarà fatto. Se li trovassi. Non ne vedo altri. Ah no, eccone uno. È lì dietro. Allora, martellata, eccolo qua. Perfetto. Ok, ma ne mancano ancora? Oh, si può mangiare. E recuperi vita. Top. Più tardi pensi anche di pagare, vero? Non lo so. Oh, eccolo. Via. Sono davvero in grado di salire sulle pareti? Che incubo. Ancora questo dialogo. Ciò significa che ce n'è ancora. Ma dov'è l'ultimo? Sono sicuro che ce ne sono altri. O magari ce n'è solo uno. Non lo trovo. Forse devo andare di là? Non saprei. Oh, eccoci qui. No, qua non ce n'è nessuno. Quindi sono tutti quanti dentro la sala da pranzo. Sui tavoli niente. No, vabbè. No, vabbè, raga. Eccolo lì. È sul piatto. Non l'avevo visto. Suppongo fosse l'ultimo. Ah, finalmente li ho trovati tutti. Lo chef ne sarà molto contento, ma mai quanto me. Ok, la nostra subquest è stata un successo. Il problema è appunto per quale arcano motivo dovevamo sconfiggerli. Ci dà qualche ricompensa interessante? Magari adesso ci dà dei coriandoli. Probabilmente ci darà i coriandoli per proseguire. Eccoci qua. Non sento più nessuna di quelle bestiacce. Ce l'hai fatta. Ecco, spero apprezzerei questi coriandoli finemente tritati. Buon appetito. Buon appetito. Per quale motivo? Ciao cuoco. Allora, qua possiamo iniziare ad aggiustare. Che è la cosa che mi interessa maggiormente. Ecco qua. Madonna. Ma non basta? Sì, è bastato. 100% di strappi riparati. Ma qua? Come faccio a salire? Allora, non lo so. Forse... No, neanche saltando riesco. Secondo che qua secondo me c'è qualcosa di nascosto. O è un blocco? Perché in terra c'è disegnato il blocco col punto di domanda. Ecco il blocco. 100% tra l'altro dei blocchi colpiti.
Ok, aiutiamo questo Todd. Via! Cos'è? È un Todd blu. Cioè, quello sarei io. Ma cosa aveva in mente l'artista? Io sono un Todd blu, non uno rosso. Scusami, non dovrei lamentarmi. Dopotutto mi hai appena salvato. Eccoti una piccola ricompensa. Un fungo. Nice. Allora, adesso, dopo aver ottenuto questo fungo, vediamo un po' cosa ci manca. 11% di Todd e 0%. Quindi il 100% ci manca ancora di tesori. Poi ovviamente strada facendo recupererò tutto. Oddio, qua è bellissimo. Ma guarda i cavalli che hanno disegnato. Sono cavalli, sì. Che hanno disegnato lì. Top. Oh, qua c'è un buchetto sulla parete? Il martello non funziona. Sicuro? Coriandoli? No, niente. Lo terrò in considerazione. Comunque vorrei farvi notare che i blocchi, così come i cespugli, sono presi dal primo Super Mario Bros. Molto, molto carino. Bravo, bravo. Qua c'è una porta. No, non è una porta. Sono le scale che sono state rialzate. Oddio, rialzate. Sono state aperte, visto che non c'era lo spazio per salire fino a sopra. Ma come faccio a risalire? La porta? La porta è chiusa. Chiusi fuori. E sembra che spingere non ci toglierà dai guai. Ma come facciamo a raggiungere la cima se non possiamo passare da qui? Oh cavolo. È un pastello? Oddio. Cosa ci fanno dei pastelli qua? Razzi tipo. E fanno anche danno, molto danno. Ok, allora devo stare estremamente attento. Ma tra l'altro sto pensando, si possono rimandare al mittente? Sì. Si può. Perfetto. Ma se riesco a farmi seguire, forse riuscirei a spaccare la parte di ingresso. E non smettono, ma da dove arrivano? Oh cavolo. Ma forse qualcosa in faccia? Oh cavolo. Oh cavolo. Aspetta, ma adesso che mi stanno mirando, effettivamente posso andare a far distruggere quella parte lì. Scappiamo. Andiamo immediatamente qui. Eccomi qui. No, ancora no. Eccomi qui. Vai. Boom, rotto. Eh sì, ci abbiamo fatta. E lì c'è anche un cuore. Mio. E torniamo full vita. Ci sono i blocchi. Ah, eccolo qua. 100 monete. Non male, non male. Spacchiamo prima i blocchi, va? Non si sa mai che quel pulsante attivi qualcosa. Ok, vai. Apriamo. Ah, bisognava spingere da lì. Da dentro. Per aprirla fuori. E adesso che scende la scala, cosa succederà? Ah, presto. È lentissima. Oh no, 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 no. Che pioggia estrema. Oddio, ma quanti sono? A botte da 3, da 4. Incredibile. No, vabbè, dai. Per ora è gestibile. Poi, tra l'altro, aprendo gli ombrelloni. Ecco, ho parlato. 100 monete, mie. Dovrebbe teoricamente rompere gli ombrelloni, ma non li sta rompendo per niente. Se vabbè. Ok, è arrivato. Possiamo salire. Saliamo in cima. Vediamo un po' cosa c'è. Penso che questi colori adesso li possiamo ignorare. Sì. Oddio. Che ansia, che ansia, che ansia. Se vabbè. Oh, eccoci arrivati dove prima non potevamo. Prendiamo questo cuoricino. Salvataggio ovviamente se riesco. Ecco qua. E siamo pronti. Qua c'è qualcosa? Non mi sembra. Non mi sembra che ci sia qualcosa. No? Nulla? Nada? Niente. Saliamo. Cosa ci aspetta in cima alla torre? Oh, il nastro. Col simbolo del fratello, Re Holly. Ecco l'estremità del nastro, con la faccia di mio fratello stampata nel mezzo. Sta proprio firmando le sue malefatte. Non dovremmo cercare di staccare qualcosa in qualche modo? Sì. E se ci saltassi contro dal basso? Proviamo. Niente. Nisba. Non riesci proprio a saltare più in alto di così, vero?
Oh cavolo. Oh cavolo. Vabbè. Vabbè. Olivia, ci hai aiutato un sacco. Caspita, ci è mancato un pelo. Come vorrei che quei bastoni smettessero di impicciarsi. Oh, per poco non vi cancello dalla faccia della terra. What? È una cosa per cancellare. Che cos'è? No, vabbè, l'artista mistilista. Astuccio di pastelli. Oddio. Non ne posso più di vili sabotatori come te che cancellano i miei capolavori. È tutto colorato, tra l'altro. Non hai mai sentito parlare di me, vero? Figuriamoci. Qual è l'ultima galleria d'arte che hai visitato? Boh? Nah, non serve che rispondi. Ora ti darò una lezione d'arte gratis. Mi presento, sono Duccio Astuccio della Matitesca, 12ª, membro della Brigata Cancelleria. Cerca di imparare qualcosa, d'accordo? Duccio Astuccio. Duccio Astuccio. Sono anche il guardiano di questo nastro e non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori del mio prossimo capolavoro. Brigata Cancelleria? E il tuo nome quindi è Duccio Matriosca 15ª? Ma non è un po' troppo lungo? Senti, non ti offendi se ti chiamo solo Duccio Astuccio, vero? Immagino ti abbia mandato mio fratello per cercare di fermarci. Ad ogni modo, caro Duccio, saprai anche parlare bene e disegnare meglio, ma forse non hai ben presente chi sia il mio amico Mario. Già, proprio così, del resto, avrei studiato solo arte. Mario è un eroe con i baffi e ora te le suonerà per bene. Dico bene, Mario? Un'altra boss fight? Un'altra boss fight? Nello stesso mondo, quindi ce n'è più di una. Rifatevi gli occhi davanti al mio arsenale di ben 12 pastelli. Ve ne farò vedere di tutti i colori. Eh sì, usa le frecce, ok. Vedo tra l'altro le mani qua. No, vabbè. Bersagli localizzati, se passiamo lì sopra è finita, vero? Quella piastrella manforte non sembra attiva. Che succede? Forse è spenta? Ma quello cos'è? Un pannello con su scritto on? È la prima volta che ne vedo uno. Ha l'aspetto di un interruttore, quindi magari premiamolo. Oddio. Proviamo ad andare dritti. Vediamo un po' cosa si può fare. Mettiamo l'on qua. E mettiamo le mani qua davanti. O l'attacco. Mettiamo l'attacco prima. Attiviamo le mani adesso. Vediamo che succede. Zero attacchi a segno? Impossibile. I miei missili sono perfetti. Sei tu che non capisci l'arte. Allora direi o scarpe o martello. Il martello si sta rompendo. Perché? Si può rompere il martello lucente? Non lo sapevo. Proviamo semplicemente le scarpe allora. Vediamo quanto danno fa. Via! Solo tre? È pochissimo. Oh no. Ora darò libero sfogo alla mia creatività bellica. Vediamo come te la cavi con un attacco congiunto con tutti i missili. Posso parare? Ok, ok. Madonna, ma quante ne sto parando? Tantissime. Ricarica, quindi ogni turno si ricarica. Ricarica completata, e ne ho ancora un sacco da parte. Sì, praticamente ogni turno si ricarica completamente. Oh no. Adesso però abbiamo attivato le mani. Quindi ci basterebbe teoricamente girare la piastrella manforte. Sono un po' indeciso però. Se vado dritto però lì, dobbiamo scoprire un attimino se i missili valgono appena ci passo sopra o se rimango lì sopra durante il turno dell'avversario. Probabilmente se ci passo sopra mi arrivano comunque. Questo non lo so. Allora proviamo a mettere le mani qua, vediamo cosa succede in caso. Ok, proviamo così. Ho fatto l'ultima mossa giusto per spostare. Comunque sì, ci colpiscono. Ci colpiscono prima. Occhi aperti, Mario. Quei pastelli stanno per cadere sui bersagli indicati a terra. Eh sì. Dobbiamo stare attentissimi. Non attenti, di più. Allora qua, artimagni. Proviamo, vediamo come funziona. Afferra i pastelli. Proviamoci. Allora, afferra. E si chiude. Spiagente, non realizza opere a quattro mani. Giù le zampe. Ok, questo potrebbe essere problematico. Turno nemico. Oh no, pioggia di pastelli. Pariamo. Magari posso attaccarlo con una martellata e gli faccio un botto di danno. Tanto così mi curo una volta.
Poi salgo e sono full vita. Attivo le piastrelle e posso pure attaccare. Proviamo il martello a sto giro. Cioè, nel senso, è una custodia. La martellata dovrebbe chiuderla. Vedi, fa molto più danno. 17 contro i 3 delle scarpe. Proviamo a pararci per subire meno danni possibili. 2, 3, 4, 5. Ok, 5 parate e un miss. Vabbè, fa niente. Qua lui si ricarica di nuovo. Allora, abbiamo attivato le piastrelle manforte. Quindi direi che se riusciamo anche solo ad arrivare di là... Ok, questa la spostiamo. Così possiamo andare a destra. No, ma vedi, mi cambia tutto. No, avrebbe senso, però... Lo possiamo fare anche da qua dietro. Facciamo molto prima. Sì, perfetto. Adesso vedo se posso mettere qualcos'altro nel mio percorso. Sì, mettiamo un cuoricino giusto per curarci. Allora, lo stiamo attaccando da dietro. Vediamo se da dietro funziona. Che potrebbe essere efficace. Ok, qua abbiamo la piastrella degli artimagni. Andiamo. Allora, prendiamolo. Ecco qua. Ha funzionato? Vediamo. No, ho il coperchio chiuso. Non posso fermare i miei missili. Sì, fa danno. Mitico, gli ha fatto esplodere i missili dentro. Forse questo è il suo punto debole. L'interno delicato. Questo è estremamente comodo. Quindi in sostanza devo sempre continuamente chiuderlo. Il punto è, vale anche per adesso? Cioè, se io lo chiudo adesso, funziona? Non lo so, possiamo provare adesso. Dobbiamo cambiare però le piastrelle. Allora, mettiamo una piastrella manforte qua nel percorso che dobbiamo fare. Poi possiamo mettere qualcosa? Onestamente non lo so. Dobbiamo mettere l'on e l'off. Però c'è già nel percorso. Ma io metterei questa letterina qua. Vediamo cosa ci dice. Ci dà qualche consiglio sicuramente. Ma sì, va benissimo. Attiviamo le piastrelle. Vediamo che ci dice. Aspetta che finisca i missili. Poi attacca. Colpisci dentro l'astuccio ma senza avvicinarti troppo. Va bene. O forse semplicemente dovevo attaccare dentro. Oddio, non lo so. Proviamo a chiudere. Vediamo se succede qualcosa. Ok. Ci hai provato. Sì, non succede nulla. Ok, quindi dobbiamo attaccarlo da dietro. Chiusura di botto, questa è nuova. Il tuo approccio artistico ha delle grosse lacune, lasciatelo dire. Ok. Ok, a sto giro al posto di mettere la mattonella manforte attacco direttamente in modalità standard col martello. Perché così al turno dopo eventualmente abbiamo... Mettiamo anche lo scrigno, va. Abbiamo la possibilità... Eccoci qua. Abbiamo messo anche un po' di monete in giro. Di usare le piastrelle comodamente. Perché mi sa che nello stesso turno in cui attivi la posizione non è favorevole eventualmente per fare... Ecco qua, un po' di danni. Per fare la mattonella bene. Ok, difendiamoci un attimo. Insomma, probabilmente sono io che mi sto un attimo distraendo. Però allo stesso tempo, perché comunque è difficile, allo stesso tempo mi sa che prima le attivi e poi il turno dopo attacchi e basta. Vediamo se così è più semplice. Sì, è più semplice, è già dietro. Sì, vediamo un po' come va. Ok, rieccoci qua. Qua possiamo chiudere la sua custodia. Vai, ok. Anche qua un bel po' di danni, vero? Vediamo quanti. 1, 2, 3. Un bel po'. Non ho letto ma sono tantissimi. Adesso possiamo sfruttare questa occasione per riattivare le mattonelle e attaccarlo lo stesso. Andiamo così. Ci prendiamo pure due cuori per non farci mancare nulla.
Perché almeno ci curiamo anche. Ok, vai così. Perfetto. E siamo di nuovo full vita. Attiviamo le mattonelle così al turno dopo ci siamo. E tiriamo una bella smartellata in questo istante. E via, 17. Tantissimo. Chiusura di botto. Ovviamente questa non riesco mai a pararla. Non so il perché. Oggi tutti si sentono critici d'arte, ma non mi farò mancare di rispetto. Ecco il mio capolavoro. Ammira il mio formidabile attacco arcobaleno. No, artobaleno. Artobaleno. No, vabbè. No, vabbè. Io da sta cosa come mi difendo? Proviamo a chiuderlo anche a sto giro. Ok, vediamo un po' da dietro come... come va. Chiudiamolo. Non puoi chiudermi il coperchio durante l'attacco arcobaleno. Artobaleno. Che palle. Quindi devo rifare il giro. Oddio mio. No. 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 Oddio mio. Fa malissimo. Cioè, e io dovrei resistere un altro turno a quell'affare? E tra l'altro dovrei prendergli di lato a sto punto. Sì, è l'unica cosa da fare. Prenderli di lato. Cioè, non credo ci sia altro da fare. Allora, dobbiamo proprio prendergli i pastelli, mi sa. Cerchiamo di capire come. O la fa o la spacca, raga. O la fa o la spacca. Il cuore lì davanti era inutile, però ok. Ah, vediamo se me lo fa prendere. Allora, ha detto che non può chiudere il coperchio durante questa mossa. Quindi, sì, possiamo prenderli. Possiamo usare i... Ok, teniamo premuto. Spara. Uno. Due. Posso continuare? Sì, posso! Molto soddisfacente. Molto soddisfacente. 1550 monete, non male. Non può essere. Sconfitto da un misero rappresentante della volgare cultura pop. Era meglio quando eri una manciata di pixel e saltavi da una piattaforma all'altra, amico. Quindi ci conoscevi? Ma ci dà anche questo il tomo? No, questo non ci dà il tomo. Però ci sblocca una piastrella manforte qua. Oh, è apparsa una nuova piastrella manforte. È come se fosse apparsa da quel duccio astuccio che abbiamo appena sconfitto. Deve essere molto importante. Beh, direi... cosa devo fare? Ok, afferra, colpisci, ok. Ok, ok. No, vabbè. Ok, ce ne mancano altri 4. Non male. Hai sciolto il nastro rosso. Congratulazioni. Cos'è? Oh, nice. Max coriandoli aumentato. Ottima cosa. Questo ci sarà estremamente utile, dato che me ne lamento sempre. Siamo stati grandi e abbiamo ottenuto la vittoria insieme. Casomai non l'avessi mai detto, sono sempre più convinta che io e te formiamo una squadra niente male. E ora il sacchetto dei coriandoli è più capiente. Coriandolazioni, Mario. Ok, è stato tutto molto emozionante, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. Abbiamo altri nastri da sciogliere. Dunque, quale nostro nastro avevamo deciso di seguire? Quello blu. Ah già, il nastro blu che ci porterà sulla quella montagna rossa. Beh, un posto vale l'altro, ora come ora immagino. Sì, assolutamente. Anzi, forse ci va anche meglio. Da qua sembra davvero comodo. Ed sembra davvero anche bello. C'è qualcosa qua? No, non peraltro. Ok, non può essere tappato. Cos'è questa cosa? Guarda, 10 monete. Ma sì, dai. Cos'è? Ma non è che è un Toad? Sto provando a muovermi, ma... È un Toad! Sì, era un Toad! Eccolo qui. Sono rimasto fin troppo tempo appiccicato all'estremità sbagliata di quel coso. Ora è il mio turno, spostati. Va bene, ciao Toad. Allora, vediamo qua dall'altra cosa c'è. Allora, sì, 10 monete, sì.
C'è qualcosa? No, ci fa vedere semplicemente il castello. Secondo me tornando qua ogni tanto ci potrà sbloccare qualcosa. Più che altro sono curioso di vedere se c'è il tesoro qua e soprattutto dov'è l'ultima serie di Todd. Se ci sono altri Todd qua in zona, non saprei. Cosa mi manca? 6%, probabilmente è solo un Todd. Non so, non so, non so. Guarda, i disegni di quell'astuccio di pastelli sono tutti spariti. È successo quando l'abbiamo battuto, forse. Però lui era cattivo, ma le sue opere d'arte erano buone. È una cosa che fa pensare. Oddio, è vero. Quei missili pastelli sono spariti, ma per sicurezza forse è meglio aspettare che il Todd ripara l'ascensore. Din din din, cos'è? Ma non si può riparare nulla. Visita il laboratorio bellico a Borgo Todd, ok. Per testare un nuovo dispositivo per le battaglie. Il semplificatore, ok. Allora, proviamo a scendere. Mi sono un attimo sbattuto ovunque perché stavo leggendo, quindi ero abbastanza distratto. Yeah, si scende! Qua c'è qualcosa. Mi pare proprio di no. No, ok, mi pare che non ci sia assolutamente nulla. Cioè, oddio, ci sono eventualmente gli ombrelloni. Potrei sbatterli. Non lo so, li lascio così? Proviamo intorno a vedere se c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Possiamo anche iniziare a scendere. Tanto gli ombrelloni li avevamo già sbattuti prima, quindi abbiamo visto che ci davano le monete. Più che altro qua c'è altro. No. Ma vuoi vedere che da qualche parte c'era qualcosa che andava schiacciato? Tipo un pastello a caso e quello era un Todd. Ma vuoi mettere? Vediamo in cucina se c'è qualcosa. No, mi pare di no. Non c'è niente. No. Seguiamo il nastro blu. Chissà se la funivia funziona ora che il nastro non c'è più. No, qua il dialogo comunque è sempre uguale. Qua dentro la sala, la stanza frigorifera, la cella frigorifera. Non c'è nulla. No, niente di niente. Tenere pulita la cucina, lavarsi le mani, dico sul serio, lavarsi le mani. Ok, qua non c'è nulla. Ma penso che possiamo anche iniziare a scendere a sto punto. Tanto anche passando qua non c'è chiaramente nulla. Molto carino comunque, molto molto carino. Come l'hanno risolto a livello grafico. Oh, niente di niente. Proviamo a scendere, ascensore. Anche qua la stessa cosa. Sì, niente di che. Bom, proviamo a scendere di nuovo. Cioè, teoricamente ci aspetta la funivia. E questo è il bello. Ok, qua nulla. Qua assolutamente niente. No, anche guardando le bandierine non c'è nulla. Vabbè. Oh, salvataggio. Questo è bello. Ok, eccoci qua. Monte Belvedere. Eccoci tornati. Un altro din din din. Centro di ricerca. Viale Pranzo al Sacco. Aperto. Ah. Ops. Volevo colpirlo, ma forse l'ho colpito. Sì, l'ho colpito. Semplicemente non è come i Goomba normali. Proviamo a scappare. Let's go. Tanto questa lotta ora come ora non ci serve. Vorrei riparare queste scale però, se riesco. Dannata prospettiva. Volevo fermarmi all'ultimo. Così ne sprecavo il meno possibile. Ecco qua. Ce l'avete fatta. Mi avete liberato. Per ringraziarvi vi posso portare in cima al Monte Autunno. Vi va? Non vedo l'ora di rimettermi ai comandi della mia funivia. È proprio dove siamo diretti, dico bene Mario, perché il nastro blu sembra proseguire in quella direzione. Ho un passeggero in attesa, quindi fatemi sapere se volete salire oppure no. Volete salire? No, per ora no. Serve altro tempo? Nessun problema, ma non fateci aspettare troppo. Ho un passeggero, appunto, in attesa. Qua prendiamo tutte quante le monetozze. Vediamo se c'è altro da fare nei dintorni, così giusto per concludere in bellezza.
tolti ovviamente i coriandoli. Mi sa di no. Mi sa assolutamente che non c'è altro. Non mi pare ci sia qualcosa. Assolutamente niente. Direi comunque, ragazzi, che arrivati a questo punto possiamo anche iniziare a salutarci. Come al solito io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, i link per comprare il controller eccetera. Vi ricordo di rispondere anche alla domanda del giorno e vi aspetto ovviamente in un prossimo episodio. Non mancate assolutamente, alla prossima.